Benvenuto o bentornato sul nostro canale. Oggi ti mettiamo alla prova con un quiz di matematica a risposta multipla. Alcuni quesiti sono più semplici, altri ti faranno davvero ragionare. Il quiz è composto da 30 domande, divise in tre livelli di difficoltà: facile, medio e difficile. Rispondi a 30 domande. Ogni risposta giusta vale un punto. Segna i tuoi punti e scopri il tuo livello alla fine. Siete pronti? Iniziamo! Difficoltà bassa. 23 più 27. 50. 48 meno 39. 9. 4 per 12. 48. 72 diviso 6. 12. Radice quadrata di 81. 9. 2 al cubo. 8. 10 per 100 di 100. 10. Metà di 188. 94. Doppio di 169. 338. Quanti lati ha un quadrato? 4. Difficoltà media. 2 al cubo più 3 al cubo. 35. Qual è il prossimo numero nella sequenza? 2, 4, 8, 16. 32. Quale tra questi numeri è un numero primo? 17. Radice quadrata di 144.
12. Un quarto più tre quarti. 1. 45 diviso 3 per 3. 5. Se una pizza costa 12 euro e viene divisa in 8 fette, quanto costa ogni fetta? 1,50 euro. 4x più 8 uguale 20. Quanto vale x? 3. Quanti secondi ci sono in 4 minuti? 240. X più 25 uguale 108. 83. Difficoltà alta. Un numero aumentato del suo doppio è 36. Dodici. 6 più 4 per 3. 18. Se il 60% di un numero è 48, qual è il numero? 80. Un cubo ha volume di 64 centimetri cubi. Quanto misura il lato? 4 centimetri. Se x al quadrato meno 5x più 6 uguale 0, quali sono le soluzioni? 3, x è uguale a 2. Qual è il minimo comune multiplo tra 18 e 24? 72. Quanti giorni ci sono in 120 ore? 5. Quanto vale il logaritmo in base 10 di 1000? 3. In un piano cartesiano, la distanza tra i punti A, 1 e 2, e B, 4 e 6,
5. Qual è la derivata seconda di f x uguale x al cubo? Se x. Com'è andata? Andiamo a vedere il vostro punteggio. Se il video vi sta piacendo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per non perdere i prossimi video. Se vuoi supportare il canale con una piccola donazione, puoi farlo con il tasto grazie. Se hai fatto da 0 a 10 punti, hai affrontato il quiz, ma molte risposte sono risultate errate. Probabilmente alcuni concetti non sono ancora chiari o non li affronti da un po'. Un buon ripasso ti aiuterà a recuperare sicurezza e precisione. Non ti arrendere. Se hai fatto da 11 a 20 punti, hai risposto correttamente a diverse domande, segno che le basi ci sono. Tuttavia, c'è ancora margine per migliorare e consolidare alcuni argomenti. Con un po' di pratica in più, potrai affrontare anche i quesiti più complessi. Se hai fatto da 21 a 30 punti, complimenti. Hai mostrato un'ottima comprensione della matematica, anche nelle domande più impegnative. Il tuo livello è solido e ben costruito. Continua ad allenarti per mantenerlo e, perché no, perfezionarlo ancora di più. Grazie per aver partecipato, speriamo che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Al prossimo quiz!